Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Se sentite urli in sottofondo è un bambino che sta giocando, o una bambina, non lo so, comunque fuori c'è una bambina che sta giocando e sta facendo un baccano della Madonna. Comunque, sono tornata stanotte da Torino e questo è, diciamo, come l'altra volta, un racconto vlog. Non faccio mai, alcuni di voi mi hanno chiesto di fare magari reazioni tipo dallo stadio quando ci vado, però ragazzi a me non piace tenere troppo il telefono in mano quando vado allo stadio, quindi sì, qualche foto alle calciatrici le faccio, ma non mi piace stare lì a filmare tutto, cioè sarebbe come guardare tipo la partita attraverso il telefono e a quel punto starei a casa a guardare la partita. Io preferisco appunto rimanere concentrata là e guardare per bene la partita, visto che non ci sono abituata ad andare a vedere allo stadio. Ecco, questo era, c'era il bambino che stava urlando. Niente ragazzi, praticamente questo è appunto un racconto accompagnato da qualche immagine dopo, più avanti. Allora, là in sfondo. Aspettate un secondo che vado a chiudere la finestra. Io adoro i bambini, ragazzi, però che caspita. Allora, tutto è iniziato. Beh, parto a raccontarvi dalla notte prima che partissi, cioè tipo ieri, nel senso ieri mattina. Non ho dormito perché ero abbastanza emozionata, quindi sono rimasta sveglia tutta la notte. Mi sono addormentata tipo per mezz'ora e poi mi ha svegliata il mio gatto che stava miagolando, no, il mio gatto, c'è cioè un gatto fuori che stava miagolando come un forsennato ed ero preoccupata che fosse il mio, che magari fosse caduto giù dalla finestra, visto che capita che il mio gatto cada giù dalla finestra di notte. E quindi niente, mi sono svegliata di soprassalto, tutta spaventata che il mio gatto stesse male, invece era il gatto di qualcun altro che non sapevo perché, non so perché miagolava come non ci fosse un domani. Vabbè, comunque non ho dormito quella notte lì, quindi ho affrontato il viaggio senza aver dormito, fantastico. E mi ero messa d'accordo praticamente con un altro ragazzo del gruppo di Dominio Bianconero, che io ho lì tipo lo striscione. Lui è di Verona, Max, che lo saluto. E ci eravamo messi d'accordo, appunto, quindi ho preso il pullman dalla mia città fino a Vicenza e dopo da Vicenza ho preso un treno fino a Verona, Porta Vescovo. Prossima volta, se mi metto d'accordo, dirò Porta Nuova perché la stazione di Porta Vescovo è. Nel senso, non mi convince, cioè sembra cada a pezzi, quindi prossima volta Porta Nuova. E niente, da Verona siamo andati in macchina fino a Milano, dove abbiamo anche incontrato Elena e Stefano, altri due ragazzi sempre del gruppo, e da Milano poi siamo andati a Torino. Niente ragazzi, a Torino praticamente cosa volete che vi dica? Ci siamo un attimo fermati per mangiare tutto e dopo siamo andati al campo a Vinovo, dove si teneva la partita, e niente ragazzi, io ero stra emozionata perché era la prima volta che andavo a Vinovo. L'altra volta sono andata allo stadium e quindi non avevo mai visto, non ho, non ave, prima di ieri non avevo mai visto né Vinovo né la Continassa, e ieri ho visto Vinovo, adesso mi manca la Continassa da vedere, però vabbè, un giorno lo vedrò anche quella. E quindi niente, abbiamo aspettato appunto che aprissero e tutto. Alcuni dei nostri sono entrati prima per mettere bene gli striscioni e tutto. E niente, poi siamo entrati e è stato fantastico. Vi lascio qua qualche video tipo dell'interno di Vinovo, cioè se in realtà se seguite gli allenamenti delle ragazze o se guardate le partite, ce lo riconoscete perché è quello, eh.
sai, dopo il riscaldamento, tutto, che io ero straemozionata, è iniziata la partita. Tra l'altro, ad un certo punto ho smesso di contare i gol, tanto ero emozionata. Vabbè, alla fine abbiamo vinto 4-0, lo so, però avete capito. Insomma, primo gol di Rosucci, secondo di Girelli. E diciamo il primo tempo finisce così, poi nel secondo tempo segnano Caruso e Bonfantini. C'è anche Girelli che ha sbagliato il rigore. Beh, io l'ho detto, cioè, se lei si gioca allo sbaglio, diciamo, su un 4-0, va benissimo per me. Niente, poi mi ricordo solo un'occasione di loro. Però c'è un'occasione aiutata dal rimbalzo strano della palla, Aprile alla fine ha deviato, ma perché appunto la palla, essendoci il campo bagnato, aveva rimbalzato in modo strano e stava finendo in porta. Brava Aprile lì comunque. Tra l'altro, ragazzi, la questione pioggia. Non ho portato l'ombrello. E infatti è per quello che oggi stavo male, sto ancora male, infatti adesso dovrei essere al lavoro, ero andata però la mia titolare, cioè la mia capa, una delle mie due cape, mi ha detto di tornare a casa che c'è più bisogno domani che sabato e mi ha detto di riposare, infatti adesso appena finisco il video vado a riposare e niente, quindi sono stata 2 ore sotto la pioggia. Adesso ho capito perché avevo la febbre stamattina. Quindi niente, ecco, finita la partita sul 4-0, niente, ho visto che hanno fatto il solito cerchio con Montemurro e dopo appunto hanno fatto la corsetta con loro. E dopo sono venute calciatrici a fare quattro chiacchiere, fare un po' di foto, anche Montemurro. E niente, ero stra entusiasta perché comunque dai, loro disponibilissime, nel senso. L'altra volta allo stadio non ero riuscita perché comunque c'era lo stadio pieno, sì che loro hanno fatto il giro del campo, poi c'erano anche gli steward che ti mandavano via, quindi niente, non ero riuscita a fare tanto. Stavolta invece si sono fermate parecchio, gli steward sono rimasti all'entrata e quindi hanno lasciato che salutassimo per bene le giocatrici. Ho fatto le foto con alcune di loro, le avrete già viste nella copertina che avrò editato. E nulla. Anche con Montemurro. Dopo addirittura c'è stata una bella scena in cui ci sono state le ragazze dell'altra squadra. Tra l'altro posso dire che hanno un po' martellato come interventi. Madonna Santa, c'era. Non mi ricordo più come si chiama, però la nuova arrivata, quella giovane, che cioè, è entrata e l'hanno massacrata. Cioè, una roba allucinante. E poi Bonfantini anche, ero stra preoccupata perché per 10 minuti di fila si è tenuta la mano sul fianco dopo aver preso una botta. Ho detto no, che si sia fatta male, Madonna. Comunque, vabbè, detto questo, c'è stata una bella scena in cui praticamente le giocatrici dell'altra squadra, cioè, avevamo tipo Gurnasdottir, lei insomma, non so come si pronuncia, che è venuta lì di fianco nell'altro gruppo di tifo che aveva appunto portato la sua bandiera. E la firmata è rimasta lì un po' con noi. Dopo sono arrivate le giocatrici dell'altra squadra che le hanno chiesto appunto di farsi una foto insieme.
È stata una scena bellissima, anche con altre, cioè anche con Girelli, gliel'hanno chiesta la foto. E niente, alla fine comunque si sono fermate quasi tutte, le uniche due che non ho visto forse sono, no, le uniche due però, Caruso, Boattin, loro non le ho viste, Lenzini, cioè mi ricordo di non averle viste perché sono tipo tre delle mie quattro preferite, cioè nel senso veramente se mi dici in ordine, metterle in ordine, Boattin, Lenzini, Bonfantini, Caruso. Tra le quattro non si sono fermate, però vabbè, capisco anche, nel senso sono state anche troppo gentili le altre a fermarsi per così tanto dopo che aveva piovuto e tutto, quindi assolutamente niente da dire, magari la prossima volta. Cosa volete che vi dica? Mi dispiace appunto per Boattin, però vabbè, ce l'ho avuta dalla mia parte tutta la partita, perché prima era messa a sinistra e io ero da quella parte lì, poi si è spostata a destra nel secondo tempo, anche prima del secondo tempo, ed era sempre da quella parte lì, quindi sono stata fortunata a vederla tutta la partita. E dopo niente, praticamente siamo tornati a casa in nottata, nel senso, stavolta Max mi ha portata fino a Vicenza addirittura, perché sennò dovevo aspettare un'ora in stazione a Verona, e quindi ha deciso di portarmi fino a Vicenza, che lo ringrazio tantissimo, e lì ho trovato subito il pullman per la mia città, perché i pullman iniziano prima dei treni, nel senso i pullman alla mia città iniziavano alle 4:30, cioè i pullman che portavano a Valdagno appunto, mentre purtroppo i treni iniziavano tutti tipo alle 5:40, quindi a Verona avrei dovuto aspettare fino alle 5:40 per il treno di Vicenza, e invece appunto mi ha portata a Vicenza e non ho avuto problemi. Comunque niente, una bellissima esperienza, spero vi siano piaciuti i vari video che vi ho lasciato, li avevo già postati sui social, tipo su Twitter, Instagram, avevo postato già tutto. Andatemi a seguire sui social e seguite anche Dominio Bianconero, che è il gruppo di tifo a cui faccio parte. E niente, spero di poter ripetere l'esperienza presto. Volevo ripeterla già domenica, però non ce la faccio, ragazzi. Ce la faccio, non so neanche quando guarisco, quindi. No, e poi oltre a quello finisco di lavorare all'1:30 domenica. Sì, che dovrei tipo prendere immediatamente il pullman e poi immediatamente il treno, cioè per riuscire ad arrivare in tempo, e dopo non saprei come andare indietro per tornare indietro perché Max non dovrebbe esserci domenica, quindi non credo ci siano altri tifosi veneti che possano portarmi indietro. Quindi niente, alla prossima, dai, non importa. Tendenzialmente il mio giorno libero è lunedì, quindi sarebbe. Se giocano di domenica sera sarebbe oro. Nel senso, se giocano un'altra volta di domenica sera e c'è qualcuno che possa riportarmi indietro, sarebbe oro. Così torno a casa lunedì con tutta calma e poi posso dormire fino a martedì che vado a lavorare. Sì, perché altrimenti devo fare come stavolta, che il mio giorno libero è giovedì, però lì di lavoro, quindi è un po' complicato. E niente ragazzi, comunque bellissima esperienza, peccato per la pioggia, peccato per la pioggia e per la febbre, però vabbè, la febbre ne valsa la pena. Noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre fino alla fine forse io.